Lui è mio padre. Molto piacere, commissaria. Allora, commissario, perché mi ha fatto venire qui? Mi parli di Melina Giordani. Se non sbaglio, siete molto amiche. Perché queste domande su Melina? Se non sbaglio, è lei la vittima. Certo, certo. Stiamo solo cercando di capire chi ha potuto fare una cosa del genere. E di solito non bisogna andare molto lontani. Cosa vuol dire? Nulla. Non faccio caso a quello che ho detto. Allora, c'è qualcuno che le sappia che abbia potuto fare una cosa del genere? No, commissario. Non conosco nessuno che abbia potuto fare una porcata simile. Chi ha fatto quella porcata, come dice lei, ha già ucciso due ragazzi. E vabbè, se le viene in mente qualcosa, mi chiami. Certo. I miei ossequi, commissario. Ah, commissario, stamattina c'è traffico. Accomodatevi da quella parte. Ma che bella sorpresa. Siamo qui in veste ufficiale, come croniste. Allora, ci sono novità oggi? Nessuna novità, purtroppo. Ma sono convinto che c'è qualcuno che sa qualcosa e non parla. E non so perché. O forse sì. E a chi si riferisce? È presto per mettere le carte in tavola. Che ne dici di cenare insieme? Commissario, ma mo stanno esagerando con questi dati rinda sanità. Guardate a capo, c'è una mano. Ma scusate, ma come vi permettete? Ma siete proprio così? Io sono il medico legale. A part time. Ma come si prende? Mi ha mandato un acconto, non lo so. L'anticipo. Che se la via di l'altra puntata. Arrangiata così, ah. Dove devo farlo? Dove devo? Il bagno, la vostra testa. Dove la devo fare? Che devo? Ma ci fa mettere qua a papà, ma scusate, ma manca però, Ma state al posto vostro. Se voi guardate, scusate, allora sei no, io tanto sono mosso. Sempre qua. Io tanto la tengo. Come sa? Io vuoi che me lo ma io non vado ad accomodare. Lo faccio accomodare, già sta accomodato. Scusate. Pensavo che. Commissario, i vostri. Allora che devo. La perizia? Mamma mia, che perizia! La perizia! Sono Puccini. Non parente. Puccini. Come è successo? È successo. È nata così. È successo che fra tutti i successi non è mai successo un successo come questo. È stata una compressione non voluta. Tutti l'arresto. Ciao. No, entra. Cosa mi hai portato? Questa è la mia fidanzata, Amanda Righetti. Ah, molto piacere. Salve. Questa è la nostra amica, Melina Giordani. Ah, molto piacere. Beh, allora io vado. Beh, io vado, vi lascio tombare. Ho il telegiornale più tardi. Cercherò di farmi dire qualcosa di più dal dottorino, visto come mi guardava. Che c'è? Cose di donna. Ma che intenzioni hai? Come che intenzioni ho? Me lo porto a letto. Mi dai un bacio? Qui? Ma sei matto? Certo, dovresti saperlo. Ormai mi conosci bene. Pronto? Sì. Sì, sono io. La polizia. Come? No! 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 No!
visto quando l'ho interrogata era reticente. Commissario, non mi sembra il caso di offenderla. Oramai è morta. Ma perché? Cosa ho detto? Voglia l'uno. Commissario, l'avete chiamata deficiente. Quagliarulo, reticente, reticente! Volessi sapere chi l'ha fatta, maresciallo, a te? Lo stesso che va fatto commissario a voi. Era un ex carabiniere. Commissario, allora che faccio? Riaperto la mano alla scientifica? Andiamo in mafanì, questi self! E cosa vuol dirmi? Non in questo momento, commissario. Non in questo momento. Ora devo pensare a mia figlia, devo darle degna sepoltura. Poi ne parleremo, certo che poi ne parleremo. Avevo chiesto che fossero costantemente eseguiti sia lui che la figlia, ma il giudice non ha firmato la richiesta. Commissario, ma il giudice non ha voluto firmare perché non riteneva necessario impiegare due uomini per il pedinamento, eh? E mo ci abbiamo due cadaveri. Tante grazie, signor giudice. Commissario, noi siamo già sotto organico. E se lo dice lui? Siamo appena quattro gatti a mandare avanti l'ufficio.